Una notte del 1955, insolitamente tranquilla al porto di Sebastopoli. Il consueto traffico mercantile prosegue vigoroso, mentre alla fonda navi militari svettanti bandiera sovietica pargono dormienti, mentre i loro equipaggi riposano o fanno da guardia. Un silenzio quasi celestiale, interrotto all'1:31 del 29 ottobre 1955, presso il posto d'ormeggio numero 3, da una violenta detonazione che fece tremare tutta Sebastopoli. L'esplosione arrivò dalla Novorossiysk, corazzata sovietica al cui interno si trovavano più di 1.000 membri dell'equipaggio, tra militari e civili. Tale violenza, rilevata persino dai sismografi della stazione di rilevamento tellurico di Simferopoli, causò l'apertura dello scafo e la morte di ben 604 uomini, portandola, dopo invani tentativi di salvataggio, all'inevitabile affondamento nelle acque del Mar Nero. Una tragica vicenda, certo, poi più avanti dichiarata dai sovietici come causa di una mina navale vagante della Seconda Guerra Mondiale che accidentalmente galleggiò fin verso lo scafo della nave in quella nefasta notte. Ma cosa c'entra tutto questo con il video? Beh, bisogna tornare indietro nel tempo, almeno di 41 anni dal suo affondamento, per scoprire che prima di allora, sulla suddetta nave, non sventolava la bandiera sovietica, né tantomeno quella zarista, bensì quella italiana, quando ancora la Regia Marina poteva vantare il comando della corazzata Giulio Cesare. Come sempre vi ricordo che il nostro progetto editoriale God Save the Vintage ha l'ambizioso obiettivo di creare, per l'appunto, una casa editrice atta a ospitare svariati generi, come in questo caso la storia, ma anche l'attualità, il mondo dei giochi da tavolo, del contesto ludico e quant'altro. Se ti piace la nostra idea, puoi aiutarci con una semplice iscrizione al canale YouTube e soprattutto al canale Telegram, dove non perderete nessuno dei nostri aggiornamenti tra video e articoli. E perché no, fate pure un saldo sul sito www.godsavethevintage.com, così recuperate tutti i nostri vecchi scritti. Grazie in anticipo e torniamo a noi. La Regia Nave Giulio Cesare fu una corazzata da battaglia che, sotto lo stendardo della Regia Marina Italiana, portò lustro alla storia della nostra Marina. Costruita presso i cantieri navali dell'Ansaldo a Sestri Ponente, Genova, la costruzione venne eseguita seguendo i progetti del generale del genio navale Edoardo Masdea ed il varo avvenne il 15 ottobre 1911, unendo la nuova nave all'interno della classe Conte di Cavour. La costruzione in stile Dreadnought, ovvero l'impostazione di una corazzata altamente armata di cannoni pesanti che andò molto in voga durante gli inizi del Novecento, portò all'armamento di 13 cannoni da 305/46 modello 1909, quest'ultimo in grado di raggiungere la gittata massima di 24.000 metri, più molteplici cannoni di ridotto calibro e altro equipaggiamento aggiunto nel corso degli anni di navigazione, come 3 tubi lanciasiluri. Un intenso lavoro d'armamento che permise il suo completamento ufficiale il 14 maggio 1914, ricevendo infine la bandiera da combattimento e il cofano portabandiera il 7 giugno dello stesso anno a Napoli, consegnati dal duca Emanuele Filiberto di Savoia Aosta. La Giulio Cesare e le sorelle Dante Alighieri e Conte di Cavour furono per molto tempo il fiore all'occhiello della Regia Marina, vanto che permise alla corazzata di detenere come primo motto "per sostenere qualsiasi urto", citazione colta dallo stesso Giulio Cesare che durante la conquista della Gallia affermò positivamente la robustezza della flotta romana. Venne poi cambiato il motto con "Cesare è qui" nel 1920 e infine "guai agli inermi" negli anni 30. Cambi che però continuarono a denotare la robustezza e l'importanza che una nave simile deteneva per la nostra flotta. Durante la Prima Guerra Mondiale la nave non poté fare molto, visto e considerato che la flotta austro-ungarica rimase quasi sempre sulla difensiva e rintanata nei propri porti. A tal proposito, l'unica volta in cui le navi da battaglia nemiche vollero tentare di ingaggiare una grande battaglia per sfondare lo sbarramento navale del canale di Otranto,
vennero attaccate dai motosiluranti MAS al comando di Luigi Rizzo e persero persino l'ammiraglia. La Santo Stefano poté però collaborare con gli alleati presso Corfù per sostenere il fronte macedone. Alla fine del conflitto venne inviata assieme alla Duilio e all'Andrea Doria presso il Mare Egeo, rafforzando le pretese italiane sui territori in quella zona che facevano parte di un impero ottomano prossimo allo scioglimento ed erano stati promessi nel patto di Londra. Cosa che poi si rivelerà una vittoria mutilata, come ci ricorda il buon vecchio D'Annunzio. In ogni caso, tale dislocamento la vedrà inevitabilmente utilizzata durante le operazioni del Corpo di Spedizione Italiano in Anatolia del 1919-1922 e durante la crisi italo-greca di Corfù del 1923, evento nel quale la Società delle Nazioni non riuscì a frenare le pretese italiane che risultarono infine vincenti. Verso la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, le vecchie navi di tipo Dreadnought iniziarono a perseguire il triste destino della demolizione, oramai ritenute obsolete in un contesto prossimo all'ammodernamento. La Giulio Cesare riuscì però a resistere a questo periodo, inviata a Taranto ed utilizzata come nave d'addestramento per gli artiglieri navali. Nel 1932 però la flotta rivale francese progredì nel contesto militare navale con la classe Dunkerque, serie di navi da guerra che seppure in inferiorità numerica detenevano un evidente avanzamento tecnologico. La Regia Marina, quindi, decise a colmare la differenza, snobbando infine, come stavano facendo oramai tutti gli altri paesi, il Trattato di Washington che prevedeva una limitata potenza navale, decise di recuperare e potenziare le corazzate da guerra della classe Cavour, che poterono infine fuggire dall'infausto destino. Giunta presso i cantieri navali del Tirreno riuniti, Genova, il 25 ottobre 1933, la Giulio Cesare incominciò il suo potenziamento strutturale e navale che si concluse il 1 giugno del 1937. Il notevole mutamento lasciò solo il 40% della vecchia struttura, portando letteralmente a nuova vita una nave da battaglia dal notevole dislocamento di 29.100 tonnellate ed ora armata con i ben più potenti cannoni Otto Ansaldo 320-44. Nonostante il potenziamento non esattamente alla pari di quelle francesi o americane, la Giulio Cesare si dimostrò fin da subito un nevralgico mezzo propagandistico e navale, venendo utilizzata in eventi speciali come l'arrivo di Hitler a Napoli e il sostegno bellico alle truppe da sbarco durante la conquista dell'Albania del 1939. Con l'entrata in guerra dell'Italia nel secondo conflitto mondiale, la Giulio Cesare e la Cavour erano le uniche navi da battaglia pronte all'uso. Visto e considerato che le colleghe della classe Duilio erano ancora in fase di ammodernamento e la ben famosa classe Littorio, citata già nel documentario sulla corazzata Roma, ancora in fase di collaudo. Questo di certo non limitò la sua operatività, all'inizio almeno, vedendola il 9 luglio 1940 con il sostegno di incrociatori, cacciatorpedinieri e della sorella Cavour, affrontare la Royal Navy alla battaglia di Punta Stilo, sud della Calabria, unico scontro diretto tra navi da battaglia italiane e britanniche in tutto il periodo del conflitto. Lo scontro, che durò relativamente pochi minuti, danneggiò non gravemente la Giulio Cesare, che la vide la sera stessa a Messina sana e salva, a discapito purtroppo della perdita di 66 membri dell'equipaggio. Tutto ciò in ogni caso non fermò la testarda corazzata che, nonostante si ritrovò sotto l'attacco silurante britannico a Taranto, tra l'11 e il 12 novembre 1940, evento nel quale la sorella Cavour fu così tanto danneggiata da non permettergli di rientrare più in attività, continuò nei mesi successivi una costante caccia alla nave inglese, mettendo spesso in difficoltà il nemico che per questo non riuscì sempre a rifornire Malta. Bisogna però mettere in chiaro le cose. La mancanza di reazione di Supermarina alle operazioni britanniche e i costanti bombardamenti alleati sui porti italiani non permisero chissà quali operazioni belliche della nave, o comunque del resto della flotta, oramai destinata a viaggiare tra un porto all'altro della penisola tra una riparazione e l'altra. Il deteriorarsi dei motori e il superamento tecnologico da parte delle altre navi da battaglia più moderne limitarono ulteriormente le sue operazioni, salvo ancora qualche missione di scorta verso Tripoli. Arriviamo all'8 settembre 1943 e mentre il governo italiano firma l'armistizio con gli alleati, la Giulio Cesare si ritrova a Pola. La sera stessa l'ammiraglio De Curten ordinò ad ogni nave in grado di navigare di partire e raggiungere il porto alleato più vicino, assicurando però
che ciò non significasse consegnare le navi all'ex nemico. Sì, come no. La situazione, quindi, già raccontata in alcuni dei nostri video, divise la marina in due. Da una parte chi voleva eseguire gli ordini e dall'altra chi voleva autoaffondare le navi. La Giulio Cesare in particolar modo visse dei concitati momenti durante il viaggio. Partita da Pola il 9 settembre e scampato l'attacco di un sommergibile tedesco e di un battello della stessa nazione, le evasive affermazioni del comandante, il comandante Carminati, sul destino della nave avviarono alle 2 del mattino del 10 settembre una ribellione che senza spargimento di sangue prese il comando della Giulio Cesare ed iniziò i preparativi per l'autoaffondamento. Quest'ultima azione venne fermata proprio dallo stesso comandante Carminati, che riuscì infine a convincere i rivoltosi che se gli alleati avessero tentato di requisire la nave, solo allora avrebbe acconsentito l'affondamento, cosa che riportò la situazione alla normalità. E voi pensate che la parola venne mantenuta? Raggiunta Taranto, i capi della ribellione vennero arrestati e processati, venendo infine assolti nel 1946. La nave però rimase ancora sotto il comando italiano, ma sotto la strettissima sorveglianza della flotta britannica, che la internò a Malta fino al giugno del 1944, periodo nel quale poté ritornare a Taranto, seppur con armamento ridotto. Con la conclusione del conflitto e l'inevitabile Trattato di Parigi che puniva le nazioni sconfitte, i vincitori chiesero alla Regia Marina la consegna di una grande moltitudine di unità, spartite principalmente tra Albania, Grecia, Jugoslavia ed in particolar modo Unione Sovietica. Quest'ultima presasi il diritto di accaparrarsi alcune delle migliori navi della flotta, come la storica Cristoforo Colombo, sorella dell'Amerigo Vespucci, l'Emanuele Filiberto, Duca d'Aosta e ovviamente la Giulio Cesare. La cessione di due importanti navi simboliche della Regia Marina, per l'appunto la Cristoforo Colombo e la Giulio Cesare, fece scattare una violenta reazione dei fedelissimi della Marina, portando alla progettazione di una moltitudine di sabotaggi per impedirne la consegna. Questo costrinse il governo italiano ad imporre una strettissima sorveglianza sui suddetti navigli, organizzando ogni 30 minuti perlustrazioni palombare al di sotto degli scavi per sventare possibili attentati in pieno stile Decima Mas. Lo stesso spionaggio italiano, ben consapevole dei movimenti loschi da parte di ex membri della, per l'appunto, Decima Mas, avvisò già da tempo il governo di operazioni sabotative pronte all'uso. Il 9 dicembre 1948 la nave infine partì dall'Italia senza troppi fronzoli, allontanata dalla sua terra natale per accontentare i sovietici e per evitare i già citati sabotaggi. La nave però, come fecero le altre consegnate all'ex nemico, viaggiarono con la bandiera della Marina Mercantile e con equipaggio civile, lasciando intatto l'onore militare, ma abbandonando al destino un pezzo di storia della Marina che perse il suo vecchio nome, denominandosi infine Novorossiysk. Lasciamo ora perdere gli ammodernamenti attuati dai sovietici e gettiamoci subito nel discorso cruciale del video. Le ricerche attuate sin dal 2013 circa dal professor Luca Ribustini, stampate infine nel libro Il mistero della corazzata russa, si addentrarono all'interno di informazioni colte da documenti ufficiali dello spionaggio italiano, da membri della Marina italiana e da ricercatori russi, cogliendo quindi un buon numero di informazioni utili a risolvere il mistero. Nello stesso 48, anno della partenza, il clima era evidentemente pessimo e tra le varie notizie trapelate dallo spionaggio venne persino denunciata dalla capitaneria di porto di Taranto la sparizione di ben 3.000 kg di tritolo, perfetti per l'esplosione dello scafo di una nave. Ma bisogna ricordare che nonostante la sparizione avvenne in teoria nel 48, la denuncia ufficiale avvenne solo poco dopo l'affondamento della Novorossiysk. Bisogna poi ricordare che la Marina, sia quella militare che quella mercantile, con la nascita della Repubblica, si divise in due. Da un lato i fedelissimi alla nuova Repubblica Italiana e dall'altra i fedelissimi al passato. Un passato che permise l'organizzazione di operazioni ufficiose di sabotaggio ben organizzate con alti membri della Marina stessa e di ex repubblichini molto vicini a Valerio Borghese. Per di più lo stesso professor Ribustini riuscì ad intervistare Ugo Esposito, ex membro degli incursori della Decima Mas e successivamente agente segreto dell'OSS, antipode della CIA statunitense, chiedendogli senza troppi giri di parole chi avesse affondato la Giulio Cesare. La risposta fu semplice quanto illuminante. E chi altro, se non noi? Le parole di Esposito vennero immediatamente criticate da altri membri della Mas,
dichiarando che non fosse nemmeno membro della suddetta unità militare durante la Seconda Guerra Mondiale. E qui ora tutti diranno: ok, tutto fumo, niente arrosto. Beh, Ribostini si impegnò ad approfondire le sue ricerche, presentandosi spesso e volentieri presso l'archivio storico della Marina di Napoli e constatando da documenti ufficiali che non solo D'Esposito era membro della MAS, ma come già citato anche agente dell'OSS. La negazione da parte degli ex membri sembra quasi un tentativo di nascondere fino alla morte il sabotaggio di una nave simbolo della Regia Marina, evento che guastò persino i piani di una flotta sovietica che aveva inviato tale nave a Sebastopoli per festeggiare il centenario del famoso assedio avvenuto durante la guerra di Crimea. Tale incidente difatti portò il governo sovietico a tentare di insabbiare tutto e a costringere i sopravvissuti a non parlare mai, tentando di nascondere una figura pessima che verrà svelata al mondo intero solo con l'arrivo di Gorbaciov molti anni dopo. Ma allora, se è così, come hanno fatto degli ex militari a raggiungere la Crimea, portarsi dietro poco più di 2000 kg di tritolo e posizionare indisturbati il suddetto esplosivo, per poi andarsene via come se nulla fosse mai accaduto? Ci sono alcuni particolari che possono darci una risposta, come la presenza di una ex base della decima a Yalta, a pochi chilometri da Sebastopoli, sfruttata durante la Seconda Guerra Mondiale per contrastare i movimenti marittimi sovietici, e dimostrazione del fatto che i veterani ebbero modo di conoscere già da tempo la zona. Non dimentichiamoci nemmeno la silenziosa alleanza tra la marina militare e quella mercantile, quest'ultima ben affaccendata a continuare le proprie navigazioni commerciali nel Mar Nero e quindi un possibile passaggio inosservato verso il proprio obiettivo esplosivo. C'è persino un documento che testimonierebbe l'utilizzo di una nave mercantile italiana da parte di alcuni membri della nostra marina militare per almeno due o tre viaggi verso la Crimea in tutto il 1955, equipaggiati con una radio altamente all'avanguardia per l'epoca ed intenti molto probabilmente a sorvegliare l'obiettivo protagonista di questo video. La ricostruzione dei fatti più attendibile quindi è la seguente. Dopo assidue ricognizioni fatte da ufficiali della Marina Militare, intenzionati a vendicare l'onta subita, in concomitanza di veterani della decima vicina borghese, la notte tra il 28 e il 29 ottobre 1955, alcuni sommozzatori si sono addentrati presso il porto di Sebastopoli con l'aiuto del mercantile e sotto il naso sovietico hanno poggiato sotto lo scafo della ex Giulio Cesare alcuni bauli ricolmi di esplosivo, facendoli infine detonare causando una violenta esplosione. Una classica operazione in pieno stile impresa di Alessandria o Alessandretta, che tanto avevano affascinato in pieno secondo conflitto mondiale. Tutt'oggi il Cremlino conferma come causa del disastro il contatto accidentale di una mina navale tedesca sfuggita alla bonifica del Mar Nero. Ma molti studiosi russi e lettere dei sopravvissuti puntano verso un vero e proprio sabotaggio, avvicinando le tesi del professor Ribostini verso una concreta realtà. Quali siano i vostri dubbi o le vostre incertezze, vi invitiamo in primis a recuperare il libro del professor Rigoli, che mettiamo in descrizione. Ma in ogni caso, la storia della Marina Militare Italiana è ancora ricolma di sorprese da scoprire.